Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato a un argomento particolarmente interessante e spinoso per i cantanti, che è quello dell'appoggio e del sostegno. Se fate una ricerca su YouTube troverete un sacco di video su questi argomenti, ma troverete anche che in questi video viene spesso raccontato tutto il contrario di tutto, perché non sono argomenti innanzitutto facili da passare a livello didattico e poi, come è giusto che sia, anche ognuno ha la sua chiave. Quindi il mio stile, modo di approcciarmi rispetto a queste tematiche della voce, parte dalla volontà innanzitutto di cercare di non inventarsi niente. Quindi io sono profondamente convinto che il nostro corpo sappia già funzionare correttamente, sappia fare un sacco di cose che poi reimpariamo nel tempo, siamo obbligati a reimparare. E quindi sappia anche appoggiare, dopo spiegherò che cosa significa appoggiare e sostenere questo appoggio, solo che dobbiamo essere capaci di osservare questa cosa nel quotidiano e riuscire poi a intellettualizzarla, oggettivizzarla e a portarla con consapevolezza nel nostro canto, e questo non è facilissimo. Quindi oggi cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile, di darvi da subito degli elementi che vi possano permettere di sentire questo famoso appoggio e di conseguenza anche il sostegno, e di poterlo mettere in pratica quando cantate. Quindi sigla e poi appoggio e sostegno, finalmente anche nel mio canale, in attraverso la voce. Sigla! Allora, il diaframma è un muscolo involontario che tutto il giorno si contrae e si rilassa, si contrae e si rilassa, si contrae e si rilassa. Quando i miei polmoni sono vuoti d'aria e io ho finito di inspirare, si trova in una posizione, diciamo, del genere, quasi del genere. Quando io inspiro succede questa cosa, il diaframma si abbassa e si contrae. Ok? Molto bene. Appoggiare il nostro suono, il nostro fiato, significa cantare mantenendo il diaframma come si trova alla fine dell'inspirazione. Quindi questo lo potete notare come problema principale in alcune persone che non hanno ancora sistemato il discorso della respirazione. Quando finiscono di inspirare e cominciano a cantare, il loro cominciare a cantare inizia anche col cominciare a svuotarsi, quindi non riescono a gestire il fiato e il diaframma ritorna velocemente nella sua posizione iniziale. Ecco, chi canta deve imparare a gestire bene il fiato, a mantenere il diaframma il più possibile come si trova alla fine dell'inspirazione, e quindi a riuscire a cantare frasi lunghe, articolate, eccetera, gestendo appunto il fiato. Ecco che qua arriva il primo esercizio che vi propongo per sentire come il nostro corpo funziona naturalmente. Quindi io vi chiederò di fare una cosa semplicemente, voi farete questa cosa, vi osserverete mentre farete semplicemente questa cosa e sentirete come cosa il corpo andrà a fare senza la vostra volontà. Allora proviamo, primo esercizio, a inspirare dalla bocca, teniamo la bocca naturalmente semiaperta, nessuna posizione particolare, proviamo a inspirare dalla bocca senza fare rumore. L'unica cosa che vi chiedo, a cui vi chiedo di stare attenti, è di fare questa cosa senza fare rumore. Proviamo insieme, al mio tre proviamo insieme, 1, 2. E svuotiamo. Un'altra volta, inspiriamo dalla bocca senza fare rumore. Espiriamo. Molto bene. Potete mettere in pausa anche adesso un attimo il video e farlo un pochino di volte, perché per alcuni la propriocezione è un qualcosa anche abbastanza innato, quindi sono capaci ad ascoltare quello che avviene al proprio interno. Per altri ci vuole. Ci vogliono tempistiche diverse, quindi potete mettere in pausa, rifarlo un po' di volte fino a che
sentite un po' di cose che avvengono nel vostro corpo. Allora, che cosa significa innanzitutto mandare dentro l'aria senza fare rumore? Significa rispettare gli spazi. Io ho un percorso che l'aria fa entrando dentro di me e cerco di rispettare gli spazi, quindi di mandarne dentro quella che può passare, non di più, e quindi questo passaggio non crea nessun tipo di rumore, dato spesso dall'eccessivo flusso o dalla mancata corretta apertura. Quindi cerchiamo di mandare dentro senza fare rumore. Facendo questa cosa, che cosa sento che succede? Tra poco ve lo spoilerò. Ok, se avete sentito che cosa succede, solo ora potete ascoltare quello che vi dico. Ok. Sentiamo un po' di cose. Sentiamo che la mia cassa toracica si dilata lateralmente. Ok, sento qui un'apertura. Sento la schiena, parte bassa della mia schiena, che si dilata, cioè sento quella ispirazione che molte volte avete ricercato perché vi è stata raccontata nei vari video che trattano appunto l'ispirazione corretta. Si dilata la cassa toracica, il diaframma appunto si contrae, si dilata, la schiena sento che si dilata. C'è un'ispirazione costo-diaframmatica corretta e questa io non la faccio perché mi ha raccontato che devono succedere queste cose. La osservo, l'ascolto nel mio corpo, semplicemente inspirando senza stare stando attenti a non fare nessun tipo di rumore. Ok? Molto bene. Andiamo avanti, se questo esercizio è andato bene. Ora vi provo a fare inspirare dalla bocca senza fare rumore. Quando siamo pieni rimaniamo con l'aria dentro. Manteniamo l'aria dentro in apnea senza chiudere la gola. Ci sono due modi per rimanere in apnea. Uno è questo. Cioè, chiudo la gola, faccio fare da tappo alla mia gola e quindi l'aria non riesce a uscire. Secondo modo, io posso mandare dentro l'aria e tenere l'aria dentro senza chiudere la mia gola. Io questo posso sperimentarlo provando, dopo un po' che sono in apnea, a parlare. Se l'attacco è dolce e non è questo, cioè non ho la sensazione che si stappi un qualcosa, sto lavorando correttamente. L'altra cosa che sento, se mantengo l'aria dentro correttamente, mantenendo l'aria senza chiudere la gola, sento che la mia gola è sgravata da qualsiasi tipo di pressione, non c'è la pressione come se la chiudo a tappo, però ci sono un sacco di muscoli che lavorano per mantenere questa posizione. Ok, proviamo allora. Inspiriamo e rimaniamo 4-5 secondi in apnea per sentire quali sono i muscoli che lavorano, se non chiudo la mia gola, per mantenere l'apertura che riesco a raggiungere alla fine dell'inspirazione. Ci proviamo, inspiriamo senza fare rumore e ora rimaniamo in apnea un attimo senza chiudere la gola. 1, 2, 3, 4, 5 e lasciamo uscire. Molto bene. Ok, anche qua sentite che se io cerco appunto di mantenere il diaframma come si trova alla fine dell'inspirazione, lavorando con la muscolatura giusta, senza chiudere la gola, c'è un lavoro muscolare al quale uno che non è abituato a lavorare correttamente con la respirazione, a gestire bene il fiato, non è abituato, quindi insomma è faticoso a livello anche di attenzione, no? Rimanere in quella posizione. Bene, allenatevi un pochino. Ok, arriviamo alla fase 3 di questa prima serie di esercizi che vi ho fatto sperimentare. Inspiro dalla bocca, ora togliamo la fase di apnea, inspiro dalla bocca senza fare rumore ed espiro dalla bocca senza fare rumore. E anche qua vi osserverete, lo farete un po' di volte, io adesso lo faccio due volte con voi. Poi potete mettere in pausa il video prima di sentire quello che vi dirò, perché è importante che voi le cose che sperimentiate le sperimentiate su di voi veramente e non che vi convinciate di quello che io vi vado a raccontare dopo. Ok? Proviamo. Inspiriamo ed espiriamo senza fare rumore.
Inspiriamo. Ed espiriamo senza fare rumore. Eccoci. Se volete potete mettere in pausa un attimo il video e provare un po' se le cose che vi ho raccontato sono vere. Cioè, ancora non vi ho raccontato nulla in questo caso, provare a sentire bene che cosa succede. E ora vi spiego un attimo che cosa secondo me succede. Allora, anche qua mandar fuori l'aria senza fare rumore significa rispettare gli spazi. Quindi noi abbiamo degli spazi esatti, no? Attraverso i quali l'aria passa per uscire. E se io gestisco bene il fiato, riesco a gestirlo correttamente, quest'aria che esce non fa rumore. Se sentite un po' di rumore, c'è il mio gatto che sta disfando l'albero di Natale, facendo un po' di danni, ma va bene così. Io devo imparare a gestire bene l'aria appunto in uscita, e non fare rumore significa proprio questo, gestire gli spazi, quindi gestirne la fuoriuscita, non farlo uscire tutta, non sgonfiarmi come un palloncino direttamente, ma gestirne bene la fuoriuscita. Vi siete osservati, avete sentito che cosa fa il corpo? Dovreste aver sentito questo, dovreste aver sentito che qua all'altezza delle ultime costole del diaframma il corpo tende a mantenere un'apertura per gestire, quindi non fa risalire il diaframma, perché noi abbiamo bisogno di gestire l'aria lentamente. E poi dovreste aver sentito invece sotto al diaframma, qua nella zona degli addominali, invece un lavoro, come se la pancia, anzi non come se, la pancia lentamente rientrare, lentamente, e qua il corpo che mantiene un'apertura. Perché anche questa respirazione, questo modo, questo sostegno e appoggio sono un qualcosa di naturale nel nostro corpo, di fisiologico, che noi possiamo andare anche a enfatizzare quando cantiamo, ma questa cosa avviene. Avviene per esempio quando vogliamo gestire la fuoriuscita della nostra aria. Ok? Molto bene. Allora, questi esercizi che vi ho fatto fare fino adesso sono molto importanti e propedeutici dal mio punto di vista, quindi potete un pochino esercitarvi su queste cose, ascoltarvi, perché è fondamentale. Io posso sapere delle cose che succedono, ma se voglio sapere con esattezza che cosa succede, io devo sperimentarlo a livello di sensazioni. Cioè, raccontare già una cosa non è esatta come viverla, come quello che sento quando succede, e questo è fondamentale. Un cantante, come ho ripetuto anche negli altri video, deve imparare a lavorare con immagini e sensazioni, non raccontare come i pappagalli quello che gli viene detto di volta in volta, ma sperimentare. Se una cosa funziona da subito, va messa subito nel nostro zainetto ideale che ci portiamo sempre dietro, delle nozioni che da subito appunto hanno funzionato, quelle che sappiamo essere corrette. Ok, esercitatevi e passiamo alla fase, seconda fase di questo video. Seconda fase di questo video, andiamo avanti con un attimo ancora altri esercizi per farvi appunto sperimentare questo famoso appoggio e sostegno. Allora, prima vi ho detto che voi sentite internamente succedere queste cose, ma difficilmente, se queste cose avvengono in modo naturale, io fuori posso vederle anche da fuori, no? Vi ho detto che la pancia ha la sensazione che gli addominali lavorino, in parte rientrino, ma questa cosa succede in modo assolutamente naturale. E quando noi facciamo questo tipo di esercizi per vedere se le cose funzionano, dobbiamo farle senza enfatizzare troppo, senza spingere troppo, dobbiamo cercare una certa naturalezza, perché altrimenti non sento in realtà che cosa sta veramente succedendo. Se spingo troppo è come quando urlo, non capisco più niente di quello che sto facendo. Invece dobbiamo sempre lavorare sotto al limite tecnico, anche a livello di tensioni, dobbiamo sempre darci la possibilità di avere un certo margine tra quello che facciamo e il limite nostro massimo tecnico. Ok, andiamo avanti, mettiamo il palmo della mano sotto l'ombelico. Molto bene, in questa posizione sto ben dritto con la schiena, questo non l'ho specificato prima, ma in generale cerco di stare dritto, naturalmente dritto con la schiena, neanche qua, non è che enfatizzo troppo, però dritto con la schiena, e le mie scapole dietro si attirano un po', un pochino. Questa posizione, se sto attento anche alla mia schiena, sento che quando vado a inspirare aiuta,
un'apertura fisiologica della mia cassa toracica. Se io sto lì così, un po' ingombito, faccio fatica a sentire queste cose. Allora, palmo della mano sotto l'ombelico, provo a inspirare, sempre senza fare rumore, e sento se qua succede qualcosa, in questo punto in cui ho appoggiato la mano. Proviamo. E fuori l'aria. Ancora. E fuori l'aria. Mi raccomando, schiena dritta. Anche qua sperimentate un pochino. Mettete in pausa il video se volete. Sto per spoilerare. Spoilero. Se avete, sapete, avete già sentito che cosa avviene in voi, avete un'idea chiara, ora vi dico quello che secondo me succede, che dovrebbe succedere. Alla fine dell'inspirazione io sento che in questa zona c'è una dilatazione naturale, anche qua non estrema, niente di visibile all'occhio, o quasi, ok? Semplicemente il diaframma, abbassandosi e contraendosi, va a premere sulle viscere, quindi qua c'è un pochino di movimento verso l'esterno naturale, lo riesco a percepire col palmo della mano, è dolce, ma succede alla fine dell'inspirazione. Molto bene. Ok, ora vi faccio fare questo esercizio. Quando arriva la fine dell'inspirazione, sento questo protendersi, diciamo, di questa zona verso avanti, mando fuori l'aria con un S molto dolce anche qua, senza che sia estremo, senza spingere troppo, molto dolce. E questa zona che ho sentito muoversi alla fine dell'inspirazione, me la immagino come se tendesse verso avanti. Ok, verso avanti, in modo dolce, come se tendesse verso avanti. Se fate questa cosa correttamente, dovreste sentire una connessione fra quello che avviene in questa zona, questa S che esce, e questo punto. Come se questo fosse la base della nostra colonna d'aria. Proviamo, palmo sotto l'ombelico, inspiro. Molto bene, ci riproviamo un'altra volta, non è una gara, ognuno dura quanto vuole. L'importante è che quando io faccio questa cosa mi connetta con la parte bassa del mio torso, senta una connessione fra questa zona. Ancora. Molto bene, l'avete sentito una connessione fra questa parte e l'aria che sta uscendo? Questo è molto fondamentale perché, come dico, o io quando canto l'appoggio lo sento e c'è, oppure non c'è. Non è che io se faccio una cosa, quella persona, quel tizio mi ha detto che facendo questa cosa io sto appoggiando, quindi io sto facendo bene. No, cioè tu puoi fare le cose anche per imitazione, ricostruire il modo muscolare e non farle correttamente. Quindi o una cosa la senti e c'è, oppure non c'è. Ok, ora vi spiego un attimo che cosa vi ho fatto fare adesso. Cosa è successo? Io posso fare due cose. Allora mi potreste dire, ma perché Luca non mi posso immaginare questa parte in cui tenevo la mano che rientra lentamente? Facendo così andrei ad attivare un movimento che succede, ma non riuscirei a farlo in maniera naturale e con la giusta proporzione. Ok? Questo vi invito a sperimentarlo anche per esempio con i vocalizzi. Voi fate un vocalizzo nella modalità che vi ho
di gestione del fiato che vi ho fatto sperimentare ora, e fatelo invece cercando volutamente di far rientrare anche dolcemente la pancia o l'ombelico verso l'interno. Vi renderete conto probabilmente che il suono cambia nelle due modalità. Nello specifico, nella seconda modalità, cercando di far rientrare volutamente la pancia, io comunque ho un suono che tende un pochino a chiudersi, no? La gola comincia ad andare un pochino in protezione, a chiudersi, e probabilmente anche diventa un pochino più naturalmente squillante, cioè tende proprio a cambiare il suo centro, a spostarsi un pochino verso l'alto, perché io non posso mentalmente utilizzare la giusta, corretta e naturale pressione del fiato anche mentre vado a cantare. Devo trovare il modo di attivarlo, di far sì che il corpo faccia le sue cose in modo naturale, senza, diciamo, il problema del cervello, del mentalizzare. Ed è quello che ho cercato di farvi fare con questo esercizio. Cosa è successo? Io ho inspirato, sento che la parte sotto l'ombelico alla fine della mia ispirazione si dilata naturalmente, e io cerco quando canto di mantenerla dilatata naturalmente, quindi di dargli questa intenzione dolcissima senza spingere la pancia fuori, verso avanti, ok? Cercando di sentire la base ideale del mio appoggio, che qua potete già notare è ben sotto il mio diaframma, ok? Dove so essere il mio diaframma. Questo cosa succede però? Se io tengo la mano in quella zona e comincio a mandare fuori questa S, cercando di dargli questa intenzione a quella parte, in realtà quello che sento al tatto è che gli addominali si attivano, e contraendosi anche dolcemente gli addominali bassi, la pancia in realtà rientra dentro, non è che sta andando verso fuori, ok? Se io non spingo. Però cosa succede? Tutto questo succede in modo naturale, cioè non sono io che volontariamente faccio rientrare la pancia, e questo a livello di suono mentre canto e di fatica e tensioni è molto molto meglio, a parte che nel primo caso avviene appunto l'appoggio, nel secondo una roba simile ma non proprio, ok? Quindi mi raccomando, quando fate questo tipo di esercizi dovete sentire la connessione fra questa zona e il flusso d'aria che esce, questa è la base della vostra colonna d'aria. In questo video non posso ovviamente affrontare con tutti gli esercizi che faccio a lezione, non voglio affrontare con tutti gli esercizi che faccio a lezione questo tipo di tematiche. È ovvio che noi ora ci siamo concentrati su un punto specifico, anche limitato in realtà, e posso concentrarmi anche sulla parte bassa della schiena, posso fare un sacco di esercizi per sensibilizzarmi, anche perché queste cose che stiamo lavorando sono quantomeno tridimensionali, quindi io posso prendere lo stesso argomento da angolazioni diverse, anzi è fondamentale questa cosa, è fondamentale, però queste cose qua si fanno lentamente, a lezione, a passo passo. Diciamo che sono convinto che se riuscirete ad osservare il vostro corpo attraverso questi esercizi semplici che vi ho fatto sperimentare, potrete comunque sentire un qualcosa, potete comunque cominciare a sentire il famoso appoggio. Quello che succede a lezione spesse volte, quando faccio fare questi esercizi le prime volte, quando non hanno mai lavorato su questi argomenti, a volte succede che l'allievo comincia ad avere un sorrisino nervoso, no? Quando canta, come, cioè, ha sperimentato finalmente un qualcosa che aveva ricercato, ma cercando di raggiungerlo, mentalizzando quello che doveva fare, non era mai riuscito a sentirlo. Okay, quindi chissà se qualcuno di voi facendo questi esercizi avrà lo stesso sorrisino nervoso di sorpresa nel sentire questa cosa mai sentita fino a quel momento. Chissà, se succede scrivetemelo qua sotto, per me sarebbe molto molto, insomma, sarei molto molto contento di questo. La cosa che abbiamo sperimentato adesso potete sperimentarla anche con i vocalizzi, quindi inspiriamo nella modalità che vi ho fatto sperimentare, mano, palmo sotto l'ombelico, provo a gestire il fiato come vi ho detto, ok, mantenendo questa zona che tende verso avanti, e provo a vocalizzare sul fiato, appoggiando sul fiato che esce, su quella S che abbiamo fatto prima, anche le note che vado a vocalizzare. Anche qua spoilero che potrebbe succedere una cosa, potrebbe succedere che appoggiando con un fiato ben appoggiato possiate sentire che è il corpo che vi suggerisce la posizione di quella nota. Cioè succede qua anche un'altra magia, che al contrario di,
altre volte in cui avete cantato, magari dove vi hanno detto che le note acute fanno il giro e bla 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 bla, quindi voi fate queste cose in modo approssimativo e meccanico, possiate sperimentare invece che queste cose il corpo le fa comunque, ok, se lavoriamo bene con il respiro, ed è proprio il corpo che a seconda della nota che noi abbiamo in mente di intonare vi suggerisce la posizione corretta di quella nota. Ogni nota, se cantiamo correttamente, come ripeto sempre, quando stiamo cantando veramente, la posizione di ogni nota è imprevedibile al cantante stesso. Cioè, se voi fate conto, quando cantate nel bagno in modo piacevole, nessuno vi sta ascoltando, non avete il problema di fare che siete al concerto, dovete fare il concerto della vita, probabilmente avrete sperimentato che molte volte mentre cantate il corpo sa esattamente la posizione di quella nota, con quella dinamica, quella determinata altezza, eccetera. E voi non fate altro che goderne, perché si dice tanto che il canto è un piacere, ma in realtà sfido anche voi ad ammettere con grande sincerità che molte volte quando cantiamo proviamo tutto tranne che piacere, siamo lì tutti impostati, cercando di fare delle cose, mentalizzando appunto. Invece il senso di questi esercizi è di creare una memoria muscolare, ma quando noi andiamo poi a cantare, non possiamo, se pensiamo già a una cosa è già troppo, però al massimo a una cosa possiamo stare attenti. Se io comincio a cantare pensando a questo e a quello, e qua l'attacco e qua, no, lì non sto cantando, e questo ce lo insegnano sempre i grandi cantanti di cui compriamo i dischi. Quindi create in voi una memoria muscolare con questi esercizi, ma quando cantate, poi cantate e godetevi questo famoso piacere che dovrebbe essere il canto. Io spero di essere stato semplice e utile. Fatemelo sapere qua sotto al video se quello che vi ho suggerito funziona. Ci vediamo presto, buone feste, perché questo video lo sto registrando adesso che è il 27 dicembre, finalmente sono riuscito a ritagliarmi un po' di tempo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace, dai che siamo a 1000, manca poco, datemi una mano se vi va, se vi interessa, se quello che condivido con voi, che vi regalo ogni volta, pensiate possa avere oggettivamente un valore. Io sono sicuro di sì, perché questo è il mio lavoro. Vi ringrazio tanto, buone feste e a presto al prossimo video.